merci, tout mes chers amis, Marco. Scopo del mio intervento è quello di fornire una sorta di status questionis in merito al contributo offerto negli ultimi 10 anni dalle analisi archeometriche alla conoscenza della picturostiense, ovvero una rilettura dei dati già pubblicati su cui si possano innestare gli studi più recenti ed inediti che verranno presentati nei prossimi contributi della mattinata. La città di Ostia, conservando testimonianze pittoriche in situ e in stato frammentario, databili a partire dall'epoca tardo-repubblicana e fino all'epoca tardo-imperiale, costituisce un sito privilegiato di analisi, sia delle trasformazioni che riguardano la superficie pittorica, tra cui certamente lo stile delle decorazioni, la cosiddetta parte visibile della pittura, che per ciò che concerne la composizione e gli strati preparatori, la parte invisibile della pittura, per riprendere il titolo di uno degli studi che verranno citati in questo contributo. Nonostante dunque il potenziale di informazioni che si potrebbero ricavare da uno studio archeometrico sistematico delle pitture ostiensi, sottolineiamo come l'apporto di tali analisi costituisca un'acquisizione molto recente, assegnabile circa agli ultimi 10-15 anni, e che solo a partire da tale periodo venga ritenuto uno degli aspetti imprescindibili di una progettualità più ampia che riguardi lo studio sulla produzione della pittura parietale della città. Non è un caso, dunque, che i primi progetti di analisi petrografica siano stati eseguiti nell'ambito di 2 grandi cantieri di scavo attivi ad Ostia a partire dagli anni 2000, ovvero il cantiere dell'Insula delle Ierodule nel complesso delle case a giardino e il cantiere della Scuola del Traiano, che, come è noto, ha portato al rinvenimento della Domus dei Bucrani di epoca tardo-repubblicana. Riguardo ai risultati delle ricerche su quest'ultimo edificio, ovviamente saranno i colleghi di Liegi ad illustrarli nel dettaglio, esulandolo peraltro dall'arco cronologico da me prescelto per questa comunicazione. Vorrei tuttavia accennare all'inclusione di campioni pittorici dalla Domus dei Bucrani nell'ambito di un progetto di analisi condotto tra gli anni 2005 e 2007 e i cui risultati sono stati presentati nel 10° congresso ECMAR di Napoli del 2007. Le analisi rientravano nel più vasto progetto di ricerca Leven Mitbilden in Efeso su Ostia, sotto la direzione di Norbert Zimmermann, finanziato dall'Accademia delle Scienze dell'Austria a Vienna, che ha visto la partecipazione, oltre di chi parla, di Johannes Weber dell'Università di Arte Applicate di Vienna, che è qui presente, e di Walter Prokaska dell'Università di Leuven. Scopo principale del progetto era quello di mettere a confronto attraverso diversi livelli di lettura e diversi indicatori, le caratteristiche stilistiche, compositive, distributive, eccetera, le decorazioni pittoriche da un campione di edifici relativi alle differenti epoche di Ostia e di Efeso, siti nei quali si stava conducendo uno studio sistematico delle pitture in contesto. Sembra dunque opportuno in questa sede ricordare le metodologie applicate ed i risultati a cui il progetto era pervenuto. I metodi di analisi scelti erano costituiti dalla microscopia a sezione sottile, che permette infatti di visualizzare la microstruttura e di identificare le componenti degli intonaci, come è noto, a cui era stata affiancata la microscopia a sezione lucido trasversale. Infine è stata applicata la microscopia elettronica a scansione, SEM, con microanalisi. Da Ostia furono selezionati tre contesti archeologici diversi per cronologia. Il primo era costituito, come abbiamo detto, dalla Domus dei Bucrani, mentre il secondo contesto dal Santuario della Bona Dea della Quinta Regione, con resti di pittura ascrivibili al terzo e al quarto stile. Il terzo, infine, era l'Insula delle Ierodule, le cui pitture sono assegnabili alla tarda età adriatica. Questi contesti, nella tabella che si presenta, sono stati messi a confronto con campioni di pitture di epoca tardo-ennellistica, secondo stile, e di epoca medio-imperiale provenienti dalla casa Appendio II di Efeso. I risultati a cui si è giunti, confrontando i diversi campioni, possono essere letti secondo 2 diversi livelli, ovvero sia nel confronto tra le tecniche e i materiali impiegati contemporaneamente nei 2 siti, leggendo orizzontalmente la tabella,
sia attraverso una lettura diacronica delle trasformazioni degli stessi nelle singole città, leggendola verticalmente. A fronte di una significativa differenza nell'uso delle materie prime per la realizzazione delle preparazioni, ad Ostia l'arriccio presenta sempre una carica di tipo vulcanico, visibile nel colore verde chiaro della diapositiva, mentre ad Efeso è costituito da rocce silicate metamorfiche in verde scuro, significativa appare la differenza che riguarda, più in generale, entrambi i siti tra i campioni databili tra la tarda età repubblicana ed il secondo secolo d.C. Per esempio, nel caso del campione della Domus dei Bucrani, l'arriccio è preparato con carica di materiale tufaceo, sabbia, mentre l'intonaco è a due o tre mani, di cui l'ultima con addizione del pigmento, lisciato in modo accurato prima della pittura. Lo strato pittorico contiene cinabro e calce. Nel caso di un campione dal santuario della Bona Dea, caratteristiche particolari sono un arriccio con carica di materiale tufaceo ed un intonaco a due mani con carica di travertino, che si vede in azzurro nella diapositiva. La superficie è liscia ed ottenuta tramite strato pittorico con cinabro e calce. Riguardo all'epoca medio-imperiale, infine, i campioni da tutti e due i siti mostrano analogie costituite dalla presenza di intonaco di spessore irregolare, con una carica di origine locale, applicato con una sola mano. Si notano ugualmente una qualità esecutiva ridotta e lo strato pittorico con ocra rossa e calce. Le caratteristiche particolari di Ostia, esemplificate in un frammento dall'insula delle Ierodure, sono l'arriccio con carica di materiale tufaceo, l'intonaco a una o due mani, sempre con carica tufacea, di granulometria selezionata. La miscela si fa più grassa per ottenere un colore chiaro, nonostante si rilevi la mancanza di nerte bianco, e ciò determina la formazione di crepe. Pur nella limitatezza del numero dei campioni analizzati del progetto, è possibile ravvisare generali linee di tendenza ad Ostia, che riguardano gli aspetti tecnici nella realizzazione della pittura parietale. A fronte di una diminuzione della paletta cromatica riscontrabile nelle pitture a partire dal secondo secolo d.C., in età adrianea non sembra essere più attestato, ad esempio, il cinabro nelle pitture domestiche, neanche nelle ricche decorazioni delle case a giardino, le preparazioni mostrano caratteristiche di composizione, colore e stesura molto difformi rispetto a quelle delle pitture di epoca precedente, come già si è dimostrato rispetto ai contesti citati e come si può rilevare dall'osservazione diretta del gran numero di materiale pittorico frammentario da Ostia. Che questo debba essere letto alla luce delle trasformazioni delle officine pittoriche attive ad Ostia tra primo e secondo secolo d.C. credo sia indubbio. I cambiamenti, oltre che ovviamente su base stilistica, sono infatti ravvisabili sul piano tecnico, non tanto nell'approvvigionamento del materiale utilizzato per le preparazioni, che come si è detto permane di origine locale, quanto nel numero degli strati preparatori e nella tecnica di stesura dei pigmenti, con un progressivo rarefarsi delle incisioni preparatorie. Ricordiamo a questo proposito che nel caso dell'insula delle Ierodure, incisioni preparatorie sono state riscontrabili prevalentemente nei soffitti affrescati e con estrema rarità e ridotte a poche linee nelle pareti, in cui gli schemi parietali dovevano essere riprodotti con velocità e maestria, pur generando esiti compositivi talora incongruenti per simmetria e disposizione degli elementi decorativi. Procedendo nel tempo, a partire dal 2012 un progetto di studio volto al recupero ed allo studio delle pitture frammentarie conservate nei depositi ostiensi e provenienti da vecchie campagne di scavo inedite della sovrintendenza ha gettato nuova luce sulle produzioni pittoriche della città nelle fasi più antiche. I primi risultati sono stati presentati nell'ambito degli ultimi due convegni AIPMA di Atene e di Losanna e sul progetto in questione avremo modo di riparlarne nel corso della mattinata. Se, come vedremo, di fondamentale interesse risultano i dati delle analisi recentemente condotte dalle colleghe del CNR di Firenze, mi preme ricordare in questa sede uno studio campione che fu effettuato nel 2013 su due lacerti di pittura nei magazzini, denominati convenzionalmente nell'occasione il frammento del grifo e il frammento del musicante, provenienti dall'insula del Pelgario. Questo studio voleva essere la prepista di un più vasto progetto che avrebbe dovuto coinvolgere il Dipartimento di Scienze di Base ed Applicate dell'Ingegneria della Sapienza Università di Roma e i laboratori di restauro ed archeologia della Sovrintendenza Ostiense, a cui purtroppo non è stato dato seguito. Tuttavia, anche se in via preliminare, i risultati di queste prime indagini sono stati presentati nella quarta conferenza Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage, tenutasi nel 2013.
Nell'ambito del gran numero di testimonianze pittoriche frammentarie conservate nei magazzini furono scelti appunto i due Lacerti in questione, che furono rinvenuti durante i lavori di scavo e di restauro nel 1958 in questo edificio di Firenze. L'analisi dei due dipinti, basata sullo studio dello stile e della tecnica di esecuzione visibile ad occhio nudo, aveva suggerito che i due frammenti potessero essere pertinenti alla medesima parete, o perlomeno allo stesso edificio di primo secolo d.C., essendo riconducibile alla porzione affrescata o della zona mediana o, con minore probabilità, della zona superiore di una parete assegnabile al quarto stile. Ad un quadro riferibile il frammento con musicante, che appunto in diapositiva è con la lettera B a destra, in cui su un fondo cinabro si conserva un colonnato e a sinistra di questo una prima figura e una seconda figura si intravede. E la prima figura, come vedete, è vista di tre quarti, si legge ancora una corona sulla testa, la mano destra sembra tenere un'altra corona e di fronte ha un'altra figura appena conservata. Nel secondo frammento, che è quello a sinistra nella diapositiva con la lettera A, si conserva parte di un timpano, al di sopra del quale è dipinto un grifone. Oltre il grifone è realizzato un prospetto architettonico dietro al quale presenta una balconata da cui si sporge una figura femminile dipinta quasi di profilo, a cui seguono altre colonne su diversi piani. Si tratta di una di quelle figure che animano piuttosto comunemente le scene frontes di quarto stile. I due Lacerti sono stati sottoposti a numerose analisi archeometriche non distruttive per caratterizzare la tecnica della pittura, i pigmenti usati, eventuali ritocchi di restauro di cui si sono perse le tracce. Le analisi effettuate sono state la fluorescenza indotta da UV, la riflettologia, quelle che poi vedete elencate, su cui quindi io non, diciamo, le citerò più avanti. Un prelievo eseguito sul frammento del grifo, osservato al microscopio, mostra nella parte più bassa cristalli di calcite dispersi in matrice carbonatica. È la composizione classica dell'intonachino utilizzato nella preparazione dell'affresco, come è noto, formato da grassello di calce e polvere di marmo o calcite a dimensioni particellari via via minori fino allo strato dove viene esteso il pigmento. La dimensione del granulo maggiore è circa un millimetro, il resto degli inclusi ha diametro molto inferiore. Si distinguono inoltre degli strati preparatori più sottili e più raffinati ed infine la sottilissima pellicola pittorica. Con la visione ad ingrandimento maggiore si vedono chiaramente due strati preparatori sopra l'intonachino. Il primo è dello stesso colore della matrice dell'intonaco sottostante. Con inclusi di granulometria minore, il secondo è più sottile bianco. La pellicola pittorica soprastante è separata nettamente dallo strato adiacente. Dispersi nella matrice si vedono microcristalli rosso acceso mescolati ad altri microcristalli bruno-neri, usati per scurire il tono del pigmento. Questa separazione netta tra la pellicola pittorica e l'intonaco indica che il colore è stato steso con la tecnica a secco, poiché non c'è compenetrazione della carbonatazione che si avrebbe con l'affresco. Le fotografie a luce radente mettono in evidenza la stratificazione delle stesure dei pigmenti. Il particolare mostrato a sinistra nella diapositiva si riferisce all'area in basso della colonna centrale, proprio di fianco al collo del grifone, nel dipinto appunto del grifo. Qui si notano delle lacune nel colore causate dal distacco della pellicola pittorica, nelle quali si vede sia il colore rosso acceso del balcone che il rosso scuro, presumibilmente lo stesso dell'ombreggiatura nella parte destra. In base alla direzione dell'ombra creata dalla superficie della fonte di luce, che proviene da sinistra, si deduce che il colore di base è rosso acceso, poi il rosso più scuro ed infine il colore più superficiale è la campitura della colonna. Spostando l'attenzione nella zona della balconata, dove c'è la coda del grifone, si nota un'area più chiara rispetto al rosso circostante il rilievo, che sembra risultare dal distacco anch'esso della pellicola pittorica. Nella parte superiore dello stesso frammento, a destra della diapositiva, le pennellate sono molto corpose, soprattutto per quanto riguarda le colonne e i tratti della figura femminile, in contrasto con il fondo, che ha una superficie molto più uniforme e liscia. Invece, nel frammento del musicante, le foto in luce radente mostrano una superficie altamente danneggiata, con evidenti ed estesi distacchi della pellicola pittorica, liberando un fondo frastagliato. La figura dell'uomo con lo strumento musicale e una corona floreale in testa
che si vede appunto nella diapositiva a destra, denota una cura del dettaglio e all'espressività del volto che sono date con minute pennellate, dotate di un certo spessore, ed è evidente che sia stata dipinta questa figura sopra la colonna verde. Le riflettografie IR hanno fornito risultati diversi per i due frammenti. Infatti, nella riflettografia del frammento del musicante, in questo caso, diciamo, la foto appare come un negativo dell'immagine visibile, in quanto le parti in verde risultano meno trasparenti, quindi più scure rispetto al fondo, e c'è un maggiore contrasto nei mezzi toni, ma non si aggiungono informazioni nuove. Invece, nel caso del frammento del grifo, la riflettografia consente di avere una visione più nitida sotto gli strati di incrostazione, anche, diciamo, dei restauri moderni. Infatti, nella parte sinistra della figura c'è una migliore visibilità sia della coda del grifo che ne è visibile e celata sotto le fluorescenze, e migliore anche la definizione della testa dello stesso animale. Si nota inoltre un'elevata trasparenza del rosso acceso del balcone che permette di vedere la preparazione di fondo. Invece, il colore rosso più scuro delle zone in ombra e la banda di marrone violaceo tra le colonne sono meno trasparenti, ma sempre più chiari che non visibili. L'analisi dei pigmenti è stata fatta usando la spettroscopia di riflettanza nel visibile e vicino, infrarosso, la spettroscopia di fluorescenza dei raggi X e la spettroscopia Raman. Dai risultati delle analisi non si sono notate sostanziali differenze tra i due frammenti. Nei due dipinti troviamo diverse gradazioni di rosso, tutto lo sfondo del frammento del musicante è coperto da un rosso scuro, mentre nel frammento del grifo troviamo un rosso brillante sopra la balconata, eccetto che per le zone di ombra, che sono un rosso scuro tendente al violetto. Anche lo sfondo generale del dipinto, visibile tra le colonne e sopra la testa della matrona, della donna rappresentata, è stato eseguito con un rosso scuro violaceo. L'elevato tenore di mercurio sui punti rosso brillante indicano che si tratta di cinabro, che si trova impiegato insieme all'ocra rossa. I gialli sono presenti in ambedue i frammenti, sia nel grifo che nel mantello e nello strumento musicale del musicante. In tutti i punti si ha un elevato tenore di ferro, suggerendo che sia stata utilizzata dell'ocra gialla. Nei punti gialli, misurati in corrispondenza del grifo, si trovano anche piccole quantità di arsenico, come se l'ocra gialla fosse stata mescolata all'orpimento per ottenere una tonalità più brillante. Il verde è presente solo nelle colonne o nei panneggi nel frammento del musicante. La presenza del rame negli spettri verdi più scuri lascia pensare alla malachite. Un alto tenore di ferro e di potassio nei verdi più chiari indica la presenza di terra verde. I colori chiaroscuri, bianchi, grigi, giallini delle strutture architettoniche dipinte nel frammento del grifo e gli incarnati in ambedue i dipinti sono stati realizzati usando prevalentemente del bianco di calcio. Inoltre si trovano piccoli quantitativi di altri elementi, come il ferro nei giardini, indice che al bianco di calcio è stata aggiunta dell'ocra gialla, o il mercurio negli incarnati, indice della presenza di cinabro, che caratterizza dei pigmenti usati per dare la tonalità del colore. In conclusione, se da una parte le riflettografie a luce radente di fluorescenza indotta hanno messo in evidenza lo stato di conservazione della superficie pittorica e reso più leggibili alcune aree parzialmente coperte da incrostazioni calcaree, mediante la fluorescenza dei raggi X, la riflettanza e la spettroscopia Raman è stato possibile identificare, come abbiamo visto, i pigmenti impiegati. Di particolare rilievo si sottolinea l'uso del cinabro per lo sfondo del balcone da cui si affaccia la figura femminile e anche l'uso dell'orpimento, probabile, per impreziosire il giallo con cui è stato dipinto il grifone. I risultati delle analisi archeometriche, pur non fornendo alcuna prova univoca, essendo quel campione così limitato, comunque non contrastano con l'ipotesi che si tratti di due porzioni di un medesimo affresco parietale. Pur nella limitatezza del caso, i due lacerti dell'insula del Biridario forniscono i presupposti di un'osservazione più ampia degli aspetti qualitativi della pittura di quarto stile ad Ostia. Da una parte, i dati emersi si legano ai risultati del progetto Ostia-Efeso di cui si è detto, dall'altra forniscono un utile test per verificare la validità delle differenti tecniche di analisi nei casi di pitture frammentarie, decontestualizzate e, consentitemi, troppo spesso dimenticate negli scaffali dei magazzini. Il rinnovato interesse nei confronti della produzione pittorica di Ostia nella prima età imperiale, grazie ai recenti lavori di Martina Marano e di Paolo Tomassini sui contesti di pittura frammentaria,
ha reso dunque necessario implementare la casistica dei contesti di pittura ostiense da esaminare in modo organico, per verificare l'esistenza di quegli indicatori, tra cui la scelta delle materie prime e la tecnica esecutiva, che possano connotare e qualificare la produzione pittorica della città nel corso della seconda metà del primo secolo d.C., sia rispetto all'epoca precedente e sia rispetto alla più nota pittura ostiense di secondo e terzo secolo. Ma di questo avremo modo di parlare più tardi nella mattinata e quindi io non vorrei rubare altro tempo. Grazie.